comunque a trovare un punto di caduta, anche perché appunto il rischio è quello che non si arrivi praticamente poi a nulla e che una volta arrivata in aula possa naufragare tutto il testo. Parto da quello che diceva alla fine Provenzano, ovvero che è doveroso in Italia rafforzare con i meccanismi legislativi a contrasto delle discriminazioni di genere. Su questo sia chiaro a casa, siamo tutti d'accordo. Nel tentativo di mediazione, oggi arriva Renzi, noi eravamo già arrivati qualche settimana fa, presentando un testo a firma Ronzulli, Salvini al Senato, in cui sostanzialmente diciamo che vogliamo raggiungere quell'obiettivo e cerchiamo di togliere dal testo ciò che per noi è divisivo. In particolare gli articoli appunto 1, 4 e 7, come è stato ricordato, sono temi molto puntuali. Con l'articolo 1 si inseriscono una serie di dettagliamenti sugli orientamenti sessuali di genere, anche con avverbi aggettivi del tutto opinabili, che, questo lo dice per esempio un giudice come Nordio, rischiano di mettere nelle mani del giudice un'altissima discrezionalità e non raggiungere quindi, diciamo, l'obiettivo di una legge chiara, semplice ed efficace. L'articolo 4 inserisce un reato d'opinione e per noi i reati d'opinione non esistono, nel senso che non esiste mettere nell'ordinamento dei reati di opinioni. E poi l'ultimo elemento molto divisivo è, diciamo, l'ingresso della teoria fluid gender all'interno delle scuole. Per noi questo, francamente, non è accettabile. L'educazione sull'orientamento di genere, la sessualità, secondo noi spetta alle famiglie, soprattutto nell'età della scuola elementare, della scuola primaria, sono tematiche che spettano alla famiglia. Però Ma Cattaneo, tolti questi elementi esiste divisivi. questa volontà praticamente di trovare una mediazione su questo, da questo punto di vista? Cioè, Esiste, il tavolo stellare, visto assolutamente che si è sì. molto parlato anche di questo, cioè è ancora vivo, c'è ancora la possibilità, insomma, nel giro di queste ore per trovare una mediazione o finirà tutto quanto in aula poi alla fine? No, noi siamo assolutamente per trovare una mediazione, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, abbiamo presentato un testo, ma se dall'altra parte c'è un approccio ideologico che, come dire, la legge è così oppure non si vota, non va più bene e si fa propaganda costante, davvero si prova a forzare per imporre, io vedo solo un atteggiamento molto ideologico e invece non c'è la volontà di trovare una mediazione. Finalità che mi sento di dire sono largamente condivise, ma poi invece ci sono alcuni elementi fortemente divisivi, rimuoviamo questi e andiamo a meta. Cioè, noi per esempio diciamo anche che il nostro ordinamento, diciamo penale non ha bisogno di ulteriori dettagliamenti. Prendiamo gli articoli di legge del nostro codice penale che già esistono, rafforziamo, diciamo che c'è un aggravamento di pena nell'ordine di un terzo per chi discrimina rispetto a tutte le discriminazioni e secondo noi abbiamo raggiunto l'obiettivo in un modo più efficace e più snello. Poi faccio Quindi noi replicare la un volontà, secondo guardi, Cattaneo, ce perché l'abbiamo. volevo ascoltare anche prima Agnese Pini, poi Stefano Feltri su questo, perché diciamo che